Noi eravamo una famiglia numerosa. Lassù sopra il greppo, dove è caduta quella bomba, vicino a casa nostra. E poi a noi eravamo a sedere sulla scala lì, c'è caduto tutti i vetri, sono caduti tutti i vetri, è una gran paura. Alla notte siamo andati a dormire sotto il ponte della ferrovia, là, più lontano. E tutte le sere andavamo a dormire lì, perché passavano gli apparecchi, i mitraglieva, come si dice. E non andimi, una sera andavamo anche su ai monti, lassù, che c'era una rupe, una zenga, come si dice. Andavamo a dormire lì sotto. Dopo lì passavano anche quelli che mitragliavano. E poi dopo buttavano anche i bengala, che facevano una luce. Il ricordo bello, insomma, delle persone che sono state lì, nonostante ci fosse la guerra, delle persone che sono state a casa vostra. Ah, davvero? Quindi non è uno che si chiamava il sergente Heinz. E poi dopo alla mia mamma ci diceva: no, mamma, non avere paura, che fino che siamo noi qui non succede niente a voi, non vi succede niente. E allora la mia mamma una sera ha pensato di farci i tortelli, no? I tortelli col sugo, coi piccioni, che erano speciali. E loro non li hanno voluti, non li hanno mangiati, perché non ci piacevano. Dopo si è messo a fare da mangiare il capo, come vuol dire, da San Marco. Ha cotto un caldaio pieno di maccheroni, no? Tutti spapolati erano. E poi li hanno conditi col zucchero. Dice: questi sono buoni. Continuavano a dire: questi erano buoni. I tortelli buoni della mia mamma li hanno rifiutati. Dopo il giorno un soldato era venuto su in casa, perché gli era ben, direbbe, tra di no? Uno di famiglia. Uno di famiglia, sì. E allora io avevamo fatto la piadina dolce, io ho detto: una piadina, ma che sul dente? E lui l'ha accettata volentieri. Poi dopo mi ha portato un piccolo regalino col soldato, e mi ha portato una zuccheriera, ma bellina quella zuccheriera, bellina. Nonostante ci fosse la guerra, sì. Vi siete sempre nutriti, avevate sempre mangiato. No, guarda, la mia mamma, io posso dire a tutti i beni del mondo, perché nonostante la guerra, era c'era molto che non brava la mia mamma, aveva di tutto, aveva le mucche che faceva il formaggio, le pecore. Ero al pascolo a Pagnano io, con quelle pecore, no? E allora sono venuti sui tedeschi che erano laggiù da... laggiù da Basco, lo chiameva, da Migliore, laggiù. Eravamo a Pagnano. Da una famiglia che stava più lontano laggiù. E loro sono venuti su, mi volevano portare via la pecora, la più bella. E io ho detto: no, questo non va bene. Ho detto: questa è bella. E io ci ho dato un birro. E lui hanno preso il suo birro, l'hanno portato via e poi l'hanno massato giù a casa sua e se la magnetta. Ah, non è successo un po' a tutta razza, guarda, a tutta razza, però è fatica tenersi in mente, perché io sono grande, sono molto grande, non sono giovane come te che hai 16 anni, io fra un mese ne ho 90. Andiamo in scuola, ho avuto che periodo? Andiamo in scuola, Batalamera. Avevamo una maestra che non ci insegnava niente, solo le canzoni del Duce e ginnastica là in piazza. Mi ricordo anche di mio marito, quando è stato in guerra, che l'hanno trattato molto male. Andavano a raccogliere la mondizia nel bidone della mondizia, le bucce delle patate, mangiavano quelle. Dopo un giorno, a me ne so... mio Pietro cosa avevano, e gli altri soldati cosa avevano combinato. Per un mese li hanno fatti camminare giù e su, per un mese.
Appunto, sì. Per un mese. E dopo? Dopo non ne potevano più. Dopo non ne poteva più. Quando il mio Pietro è venuto a casa. Era così. Con 35 kg. La guerra è brutta, ecco.